Ezio Ruffini. Questo video è dedicato a lei, a questo soprano. Per me è un soprano particolare, mia mamma. Questo video è sicuramente un omaggio a questo soprano, ma è anche un'occasione per noi per conoscere, apprezzare alcuni aspetti caratteristici della sua voce, della sua tecnica vocale, che ci aiuteranno a migliorare sicuramente la nostra capacità d'ascolto. Due aspetti in particolar modo li tireremo fuori da questa voce particolare. Andiamo per gradi, conosciamo questo soprano, facciamo un minimo di storia, minimo. Nasce come Lucrezia Colangelo, Lucrezia abbreviato Inizia. Ama la musica da sempre, da quando è bambina, e la sua passione particolare è proprio per il canto. Canta, ama cantare, vorrebbe studiare canto. Ma questa cosa, finché ragazza nella sua famiglia, non era vista proprio, da una parte in particolar modo dalla sua famiglia, non era vista come una cosa adatta alle brave ragazze. E quindi viene ostacolata, non le viene permesso lo studio da ragazza. Cioè, parlando della nostra condizione, sì, la strada, ne abbiamo fatta di strada per migliorare questi aspetti, ne abbiamo ancora da percorrere. All'epoca quindi lei canta, sì, ma canta nel coro della chiesa. Questo era concesso, alle brave ragazze. Le rimane questa grande passione, si sposa, mette su famiglia, come si suol dire, e grazie alla sua famiglia nuova, e in particolar modo a suo marito Cesare, mio papà, ha la possibilità di studiare, perché lui la sostiene in questa sua passione. E lei inizia a studiare. Questo è una cosa che voglio sottolineare perché è un aspetto messo in evidenza dell'intelligenza di questa persona che io approvo moltissimo, ma che ritengo importante sottolineare e ribadisco. Cioè che lei sì ha una dote naturale, la voce, e ci vuole, ovviamente, ma è cosciente che non basta. C'è bisogno dello studio, della conoscenza per tirar fuori tante altre caratteristiche che magari sono lì, latenti, ma senza avere gli strumenti giusti non si riescono a far emergere. E qui inizia la sua carriera, il suo studio che prosegue e la sua carriera. Quindi, da questo momento esco dalla visione più familiare di ricordo e ovviamente i ricordi, per chi l'ha conosciuta come donna, come collega o come maestra, sono personali e ognuno se li porta appresso. Adesso a noi serve conoscerla anche per tutti, per quelli che non l'hanno conosciuta. E quindi d'ora in poi parlo di Ezio Ruffini, il soprano. Esco dal ruolo di figlia ed entro solamente in quello di analisi di questo soprano. Parliamo della sua voce, del suo registro e della sua estensione vocale. Nasce come soprano lirico leggero. Questo mi dà l'occasione per aumentare delle informazioni che abbiamo già dato in un precedente video, che era il soprano, riguardo proprio a questa suddivisione. L'abbiamo già detto, ci serve classificare per rendere ovviamente un po' più semplice la comprensione, ma ogni tanto è un po' strettina la classificazione e infatti, come vedete, il suo inizio da un punto di vista vocale è di soprano lirico leggero. Ripeto, l'informazione è già data. I soprani si dividono in tre categorie di solito. Leggero, la voce più acuta, quella più snella, quella che arriva alle vette, alle note più acute e ha anche un'agilità particolare. Il soprano lirico, che ha quella pasta un po' più corposa, un po' più dolce, ha sempre le vette del soprano, ovviamente, un pochino più ridotte rispetto al leggero, e poi il soprano drammatico, che già nell'aggettivo vi dà l'idea, insomma, spesso e volentieri, insomma, banalizziamo un po', ma rendiamo le cose semplici.
vengono affidate al soprano drammatico, magari ruoli un po' più maturi o anche un po' più noir, mentre soprano lirico, che ovviamente è la parte centrale, quelli un pochino più morbidi, più dolci, magari anche un po' più della personaggi ingenui, e allegro la peperina. Abbiamo reso l'idea. Mia mamma nasce, anzi, Ezio Ruffini, nasce come soprano lirico leggero, perché ha la pasta del lirico, ma l'estensione che arriva fino alle note del soprano leggero. Per rendervi le cose più chiare, nel suo repertorio iniziale aveva anche l'aria della Regina della Notte, proprio la stessa aria che noi abbiamo usato come esempio in quel video che vi ho citato prima, cioè del soprano. Se vi serve, risentite. Proseguendo nel suo studio e quindi nella sua carriera, la sua indole, proprio la sua personale predisposizione, proprio caratteriale, e la sua voce la porta più a scegliere i ruoli del lirico. E qui adesso mi soffermo sui due aspetti, sulle due caratteristiche che voglio mettervi in evidenza di questa voce, cioè l'interpretazione, quindi l'espressività, data in particolar modo non solo dal il suo modo di cantare, ma anche da una particolarità, cioè la sua attenzione alle parole. Una cosa che spesso sottolineava è proprio il dire. In questo modo di dire, scusate la ripetizione, voleva mettere in evidenza, e faceva, cioè l'attenzione al significato della parola. Chi canta ovviamente racconta, parla, dice delle parole, ma non sono solo lettere, sono significati. E lei puntava molto e sottolineava sia la pronuncia, cosa non sempre molto evidente nei cantanti lirici, quindi il comprendere proprio la parola, ma sia proprio il significato. Quindi quando dico una parola e se quella parola è di particolare valore nella frase, sottolinearla, farla arrivare, come si suol dire far arrivare la pelle d'oca. E questo è un aspetto caratteristico. Un altro che possiamo dire proprio è il suo segno di riconoscimento sono i filati. Questa è proprio una tecnica, una difficoltà tecnica non indifferente. Il filato, le filature, sono quella capacità di rendere il suono, specialmente quello acuto, sottile, estremamente leggero, ma corposo, si deve sentire, e rende l'effetto, di grande intensità emotiva, non sonora. Questa difficoltà è quella che generalmente fa trattenere il fiato al pubblico e per di più viene legata spesso e volentieri a quella che è la nota più acuta, in alcuni momenti poi allargandola, quindi creando anche un effetto di forcella, quella che è l'intensità di crescendo. E anche qui, se vi serve, un altro video sul crescendo rossiniano, ma rimaniamo nell'argomento. Direi che la cosa fondamentale adesso è sentire. Vi ho scelto un minuto, di un'aria tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini ed è l'aria Tanto amore segreto. È il momento in cui Liu racconta a Turandot qual è la forza che a lei dà la possibilità di non rivelare, il nome del principe Calaf, e questa forza che le viene data è data proprio dall'amore che lei porta per questo principe. Vi faccio sentire quindi la voce di Ezio Rolfini, vi consiglio proprio di ascoltare questo pezzettino, vedrete anche delle immagini di Ezio Rolfini, ma ascoltate con attenzione, avrete tutti e due aspetti che vi ho raccontato precedentemente, cioè il dire
e filati. A dopo. Credo che sia stato un esempio estremamente esplicito. E adesso vi lascio ancora con la sua voce. Direi che il pezzo conclusivo è perfetto anche in quello che è il titolo, Vissi d'arte. Allora, lascio a voi la voce e le immagini di Ezio Rolfini, immagini della sua carriera e non solo, e a noi il ricordo di questo soprano e di questa donna. Diciamo che lei è stata l'artefice della musica, anzi, per parafrasare una frase di un film celebre, è lei che è stato l'inizio e ha dato la possibilità di far scorrere potente la musica in questa famiglia. Quindi vi lascio alla parte conclusiva dell'aria Vissi d'arte dalla Tosca di Giacomo Puccini. Alla prossima!